famiglia Antonelli, altro giro, altra corsa. E Michele e Ilaria sono già venuti l'anno scorso, questa volta si sono portati dietro la figlia, il genero, insomma tutta una serie di cosine perché non erano rimasti tanto convinti, è vero o no? Ah, ok. Sentite ragazzi, voi ormai siete esperti, la testimonianza non vi chiedo come vi siete trovati perché mi sembrerebbe di prendervi in giro, anche perché se no non No, sareste sembra ritornati. ipocrita dire. Però volevo sapere un po' più da esperto. Siete arrivati a novembre dell'anno scorso, dico bene? 2008, 2012. 2012, quindi tornate a dicembre 2013. Le differenze? Vai. Allora, le differenze in un anno sono state veramente tante. Abbiamo visto un'evoluzione in maniera esponenziale, proprio abbiamo visto palazzi cresciuti in nemmeno un anno, nuovi centri commerciali, la popolazione si è evoluta tantissimo, le macchine sono cambiate tantissimo, il modo di vestire, il modo di andare in spiaggia, proprio abbiamo visto un nuovo Isola Margherita e secondo noi in un anno è tanto, Quindi veramente c'è una tanto. crescita Crescita importante. enorme, sì. Ilaria? Sì, notevole il cambiamento, però in meglio, nel senso, vabbè, i posti sono bellissimi, per cui abbiamo notato il cambiamento comunque nella popolazione, nel modo anche di porsi, no? Verso il turista, anche le attività commerciali, a parte, va bene, i centri commerciali che c'erano già, che avevo già visto lo scorso anno. Erano già notevoli, no? Come discorso di negozi. Quest'anno altri centri commerciali, eccetera, però non è questa l'Isla Margherita. L'Isla Margherita sono le sue bellissime spiagge, il sole, l'atmosfera, i colori. Cioè, la cosa che ci ha impressionato, che come ha detto Michele, ora non voglio essere ripetitiva, ma c'è stato un cambiamento notevole che ci ha quasi un po' scioccato. Te l'altro giorno parlando mi dicevi questo cambiamento è nell'isola, ma c'è stato tanto anche nella struttura vostra. Sì, ma Sicuramente. No, no, parlava proprio di. In che senso struttura no? Struttura Nell'Italia del Caribe. Caribe. Oh, bene, sì, bella questa domanda, sì, cioè, da di quanto tempo ho per parlare Vabbè, dell'Italia quanto vuoi. Caribe? Dunque, niente, vabbè, i miei complimenti e non sono un'ipocrita perché sono una persona molto, molto schietta anche perché insomma noi lavoriamo nel settore del turismo in Italia. Ecco, scusami un attimo, questi signori hanno praticamente la responsabilità della gestione del parco di San Rossore di Pisa, per cui insomma è un turismo importante, un turismo, son del mestiere e di quello anche di un certo livello, per cui queste domande non te le faccio, Ilaria, per sentirmi fare dei No, complimenti, ma io perché dico la credimi, ce verità. lo sai, ormai mi Ma conosci bene. figurati. Qualunque cosa hai da dire, però ecco, noi ci sa da imparare da gente come voi, per cui vai proprio a ruota libera, No, insomma. Guido, lo sai, cioè, spesso ne abbiamo parlato, perché non trovo altre parole per dire quanto vi ho trovato cambiati, cresciuti nello staff, nell'organizzazione, nel porre al cliente, a parte vabbè, anche l'anno scorso avevo trovato un'accoglienza notevole, però ecco, quello che vorrei far capire è chi viene con voi. Cioè non è abbandonato, dice prendo il pacchettino del volo dell'appartamento, poi arrivederci, questa è l'isola, giratevela, vedetevela, Guardate voi. guardatevela, cioè assolutissimamente no, cioè voi ci accogliete dall'aeroporto a tutto durante il soggiorno e quant'altro, date un'assistenza notevolissima, cioè il turista non si sente solo, è sicuro, perché un po'. Ora, non tutti andiamo all'avventura perché capita che ca No, no, capita, no, ma ci ma sono tanti che hanno bisogno, no, di sentirsi un attimo perché è un paese nuovo, anche se per me è la seconda volta, ma io parlo per altri che se Sì, ma dovessero sai, questo è appoggiarsi un a paese voi. abbastanza nuovo, visto che cambia rapidamente, è nuovo per noi che ci si vive, per cui è nuovo per chiunque arriva poi, perché qui le regole, il modo di vita, la loro crescita, che comunque sia è di un paese che deve crescere, è però a una velocità pazzesca, e qui Ma cambia voi per noi, mi avete. immaginati Sì, se ma per. la bella cosa è che voi state tenendo il ritmo Si giusto. tiene il tempo, c'è cioè il ritmo. No, il ritmo proprio. Ora, a parte Si i ritmi, balla al perché ci ritmo, sono. allora. Sì.
Questa è bellissima, me la rivendo. Ital Caribe balla al ritmo. No, tenete il ritmo di questa evoluzione, quindi ecco, te l'ho già detto da subito. Ora scusami Guido, ma io devo rammentare tutto lo staff, perché no, devo... Scusami, per me lo sai, è un regalo. Ma non lo so, è una, né una sviolinata né altro, ma hai Lele che è un collaboratore. Lele, l'ho detto, che ha una clausola di rescissione peggio di quella di Messi, per cui cioè, non, Lele è, pazzesco, è intoccabile, cioè, è pazzesco, invendibile. È una persona veramente, un collaboratore validissimo, una persona su cui poter contare, che fa comunque, che coccola il turista dall'inizio, durante e alla fine, quasi. Però poi insomma ci siamo affezionati, perché lui riesce a farsi voler bene. Sì, è un paraculo che si mette. Che li riesce a farsi volare, no, veramente sto scherzando. Quindi Aref, Abbi, Axel, sì, sì, tutti siete, Guido, veramente veramente, no, a casa, come a casa. Michele, la domanda di rito, te, ti ripeto, ti occupi di turismo e a alto livello, vivi in una città come Pisa che, al di là degli scherzi che faccio io, insomma, vive di turismo da sempre. Qui mi stanno domandando, a me, agli amici degli amici, la sicurezza, mi dicono che in Venezuela è pericoloso, rubano, sequestrano. Io la domando a tutti questa cosa, per favore, più onestamente possibile. È vero quello che stai dicendo, rubano, ammazzano, infatti ho portato l'anno dopo anche mia figlia per vedere se me l'ammazzavano, non ci sono riuscito. Cioè, no, a parte, no, gli, scherzi, a parte gli scherzi, si sta dicendo che se sono venuto l'anno prima io e lei da soli e ci ho portato tutta la famiglia, quindi siamo venuti io, lei, mia figlia, mia sorella, mia nipote, l'altra mia nipote, tutti, eccetera, eccetera. Penso che o siamo dei masochisti oppure sappiamo che qua comunque siamo in un'isola felice. Qui si sta bene. Benissimo. Passo un attimo a... Eccola! La nuova generazione degli Antonelli. Quando smetteranno mamma e babbo, cominceranno loro. Signori, te è 15 giorni di semino e hai ancora aperto bocca. Io almeno non so dire tipo di voce attuale. Non c'eri mai. Ah, ho capito. Senti, come ti è sembrata questa isola? Dal punto di vista turistico, spiagge, ristoranti? Per me è stata un'esperienza pressoché bella, bellissima. Ci sono delle spiagge favolose che fino a questi 15 giorni avevo visto solamente nei film, cartoline, nelle cartoline. E niente, sono posti fantastici, la gente... pur essendo la prima volta, ho trovato gente disposta verso il turista in maniera ottima. Mi hanno detto sei una mangiona, qui come si mangia? Insomma, no dai, sì, io devo dire che cioè, non voglio più andare via da qui. È bella quest'isola, è felice, è allegra, tanti colori, tanto divertimento, è un posto dove si sta bene. Tanto. Vabbè, insomma, mi sembra che come seconda... E poi la cosa stupenda... Ah, aspetta, scusa, mi dice... Sì, lui, cioè, questo rischio c'era, vero? Sì, poi se hai un collaboratore che me le fa anche vedere... Si sta parlando di belle donne, se non avete sentito, vabbè. Un'altra cosa stupenda, poi, che siamo in questo momento in inverno, sì, non ce lo scordiamo. Il clima... 30 gradi, 25 gradi, e comunque che ci sia il sole, nuvoloso, che piova, anche quando piove, siamo sempre maglietta, pantaloncini e ciabatte. Quindi questa libertà, è una cosa, il gustare la libertà, troppo bello, che da domani all'altro so già che a Pisa siamo in San Rossore a meno 2. Poi già pensieri. Per riscaldarmi se andiamo io e Guido le foto. Lele come al solito con la cattiveria che lo contraddistingue dice dai prossimi 2 o 3 giorni per riscaldarvi vi si manda a noi le foto di questo, di quello e di quell'altro. Va bene. Okay. Ragazzi, io vi ringrazio, vi riaspetto perché mi avete già detto che... No, noi torniamo, l'isola ci ha preso il cuore. Benissimo. E anche voi ragazzi. Noi vi ringraziamo a tutti. Ragazzi, alla prossima, qui è un'isola felice come dicono tutti. Alla grande. Ciao.